Pronto? Pronto? Sì? Un attimo solo. Pronto? Chi è? Sono Vittorio Feltri. Buonasera. Ho letto e sentito delle dichiarazioni sconcertanti. Se mi fa la gentilezza di chiamare con un numero conosciuto, quale? Perché se il numero io parlo... è il numero di Milano, è il numero della redazione di Milano, no, se non conoscete numero, perché non fate un cazzo lì al sud. Non ma, ecco, ma che cosa fa? Non fate niente al sud e risponde con volgarità alte. Io ho chiesto solo di parlare e di rendermi conto, ma come si permette? Ma come si permette? Ma come se vada a lavorare lei? Vada a lavorare. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Pronto? Pronto? Sì? Un attimo solo. Credo di aver detto tutto. Darei adesso il via alle domande. Vedo prenotato Michele Esposito dell'ANSA. Buonasera Presidente. Quali dovrebbero essere domande? Io non so da casa, guardi Esposito, non riesco a comprendere bene le domande. Mi sente? È un po' disturbato il suo audio. Riprovi? Mi sente? La qualità dell'audio è pessima. È pessima. Io non sono del gregge, io non sono stipendiata, capito? Io potevo essere stipendiata. Tu, caro Conte, ti devi vedere questo video, perché Emilia Clementi questa settimana farà i lavori e aprirà l'attività. Io apro il centro estetico. Se avete le palle, ristoratori, bar, parrucchiere, estetica, io schermata vado a lavorare, me ne vado a lavorare, non posso morire di fame. L'avete capito sì o no? Non mi posso indebitare più indebitata di come sono. Vergognosi, maledetti, è un popolo di burattini, di marionette. Questo è il popolo di marionette. Allora popolo, non rompete più la minchia anche voi. Dovete reagire! Noi, il popolo è sovrano! Caro Conte, se mi fate a me la denuncia e mi viene la finanza, io denuncio te, la finanza, tutti! Vi porto a Bruxelles, io vi denuncio per non aver preso le giuste precauzioni dall'inizio a gennaio! Io non sono del gregge, io non sono stipendiato. È normale. Io potevo essere stipendiata, ho rinunciato perché sono un'imprenditrice. Nessuno mi può togliere l'anima dell'imprenditrice. Io sono imprenditrice, sono esteta, sono artista. Stu cornuto e fradicio ieri degli artisti non ha parlato. Per loro gli artisti non esistono. Ciao ragazzi, mai duri come adesso. David, Natania, da Casa Parenzo. Sono Richard Benson. E sto qui, libero da qualsiasi compromesso, da qualsiasi consiglio. A me non mi servono i consigli. Non me ne frega un emerito cazzo dei consigli. Sì, io vedo molto negativo. Allora ragazzi, allora che carica qui dal bunker, via Monterosa 91, 20149, vabbè non c'entro un cazzo, 20149, Milano ancora vivo e vegeto, vai. Ovviamente altro bunker, molto più protetto di questo, molto più sicuro, molto più accomodante. Oggi abbiamo visto scene incredibili, incredibili alla faccia di chi soffre. Ancora dal bunker, costruito ovviamente dai signori amici, anche miei amici, grandi protagonisti del Mossad, David Parezzo, vai.
Buonasera, buonasera cari allora, amici, ragazzi. Un caro saluto a voi tutti e un caro saluto anche alla professoressa Nadia Urbinati. Ma chi cazzo è? Grazie, è una politologa, grazie per l'articolo che ha scritto oggi. Grazie per l'articolo che ha scritto sulla Repubblica di oggi. Grazie. Non leggo il cartaceo, si vede, come diceva Brunetta, si vede. Che fine ha fatto Brunetta, ad esempio? E il cretino? Ma che fine ha fatto il mitico?